Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Allora, finalmente sono tanto tanto contenta e felice di parlarvi della nuova collezione di La Femme, ossia la Metropolitan Love. Sono 6 colori, li vediamo qua nella brochure in particolare. Eccoli qua, sono uno più bello dell'altro, ragazze, sono meravigliosi, mi piacciono tantissimo queste tonalità. Allora, sono tutti iperpigmentati, infatti eccoli qui, tutti e sei, hanno il bollino dell'Ultra HD, infatti. C'è una novità perché ogni collezione avrà anche un kit per chi vuole acquistare tutti i sei colori, quindi acquistando il kit si avrà un risparmio rispetto ad acquistarli singolarmente, diciamo. Quindi questa qui è la nuova collezione. Dove appunto adesso ve la mostro e poi faremo insieme le mie unghiette perché non vedo assolutamente l'ora di provarli. Io ripeto, già adoro queste colorazioni, adoro i colori La Femme, sono secondo me i semipermanenti migliori che ci sono perché si rimuovono benissimo, hanno una pigmentazione buonissima, sono autolivellanti, c'è una vera goccia di colore nel tappino, insomma ragazze, lo sapete, io adoro i semipermanenti della Femme. Poi vi lascerò giù nell'info box uno sconto col sconto Macolina 95, avrete il 10% di sconto. Quindi ve lo lascio giù nell'info box insieme comunque ai link di tutte le cosine che adesso vi andrò a mostrare. Perché oltre alla collezione che è tra virgolette la protagonista del video, vi volevo mostrare anche, vabbè, allora, la mitica tovaglietta della Femme, loro ce l'hanno, questa qui con i cuoricini, però loro ce l'hanno anche con i bolli, però io vabbè adoro i cuoricini, quindi ho preso questa qui. Poi vi volevo parlare un attimo del grembiulino, ragazze. Eccolo qua. Questo è il grembiulino, è bellissimo. Sembra quasi un vestitino perché ha come una specie di gonnellina, a ventaglio quasi, con delle specie di balzette. Non so bene come spiegarlo. Comunque anche di questo vi lascerò il link sotto nell'info box. Voi guardate che io vi metto sempre tutto lì. Allora, loro hanno due tipi di grembiuli, due modelli, il tech che ha taglia unica, il trendy che è quello che ho io, che è disponibile appunto una taglia SM, questo qua che ho preso io è SM, oppure c'è l'XL, ragazze, è meraviglioso. Se non mi seguite su Instagram fatelo, perché vi posterò la foto di come calza questo grembiulino, perché è meraviglioso, mi piace tantissimo. Poi l'asciugamano, ragazze, è meraviglioso, ve lo mostro. È fucsia. Eccolo qua, di un bel fucsia acceso con scritto I love la femme. Bellissimo, fantastico. Cos'altro vi volevo mostrare? Allora, le sono uscite le nuove nel form wild. Allora, come vedete ha le linee guida già disegnate, quindi si possono realizzare unghie mandorla o square. Vanno benissimo sia per gel, acrigel o acrilico. Si possono utilizzare anche con le basi Fiber Builder e HD Builder per fare dei piccoli piccoli allungamenti. E hanno già le linee per i taglietti laterali e mantengono la piega data. Allora, sono stra curiosa di provarle, mi piacciono tantissimo, a vederle così sembrano delle ottime nail form. Mi piace il fatto che abbiano già i tratteggini, che abbiano le linee guida, insomma sono fatte veramente veramente bene. Le usiamo insieme magari in qualche video. Poi ragazze, penso che tutte conosciate il matte top no wipe. Allora, è un top dall'effetto opaco completamente ed è senza dispersione, ragazze. Voi lo mandate in lampada e quando uscite è già fatto senza bisogno di sgrassare. È fenomenale, bellissimo. Lo andremo a utilizzare anche sulle unghiette. Io andrò a utilizzare sulle unghiette che faremo insieme la base.
l'HD Builder Base, la G002, che è una delle mie preferite per la colorazione che ha, la adoro, mi piace tantissimo. Poi andremo ad utilizzare il sanitizer, che è un antibatterico che va messo prima di tutto, quindi dopo aver fatto la preparazione dell'unghia andiamo a procedere col sanitizer, il nail prep, e poi vado direttamente con la base, perché i prodotti della Femme non hanno bisogno di primer, a meno che non ci siano proprio casi rarissimi dove l'unghia è veramente molto difficile, altrimenti ragazze basta solo sanitizer, nail prep e andiamo con la base. Quindi io ora facciamo l'unghietta insieme, vi lascio il video, facciamo l'unghietta insieme e nulla ragazze. Ok, andremo a fare insieme il medio. Quindi io, dopo aver preparato l'unghia naturale, procedo ad applicare il sanitizer. Poco prodotto. Asciuga all'aria in pochissimo tempo, ragazze. Una volta asciutto, vado ad applicare il nail prep. E poi posso procedere con la base. Allora, farò le unghiette corte, mi ci trovo bene in questo periodo, mi stanno piacendo molto, l'importante è comunque per me averle diciamo curate. Adesso prendo la base, la G002, e faccio inizialmente uno strato a smalto, quindi mi preoccupo di mettere il prodotto su tutta l'unghia. Stiamo sempre attenti a non toccare le cuticole. Ok, in questo modo qua. Ora procedo a prendere un pochino di quantità maggiore sul pennellino. Prendo proprio come vedete, faccio proprio il pennellino un po' più carico di prodotto. Io questa base l'ho già quasi finita perché l'ho usata tantissimo, mi piace tantissimo, ha una tenuta pazzesca, quindi deposito la pallina di prodotto, se me ne serve ancora non faccio altro che prenderne ancora un pochino. Poi con il pennellino, questo qua è sempre di La Femme ragazze, me l'avete chiesto tantissimo perché me l'avete visto usare in un video, vado a distribuirmi bene il prodotto dove non sono riuscita ad andare col pennellino. Quindi il prodotto maggiore rimarrà sicuramente al centro dell'unghia e sarà più sottile nel giro cuticole e in punta. Mi guardo sempre l'unghia da tutte le prospettive, controllo che il prodotto sia messo bene da tutte le parti, se mi cola un attimino lo sposto verso il centro e poi dal centro verso l'alto. Controllo l'unghia anche lateralmente, vedo cosa va sistemato e quando sono sicura vado in lampada. Andiamo a stendere insieme i colori sulla tip, iniziamo con l'H236, un colore meraviglioso ragazze. E fate anche caso alla pigmentazione e come si autolivellano in pochi secondi. Bellissimo. H237 è un colore mattone, direi quasi. Dà proprio l'idea dell'autunno. Mi piacciono tantissimo, questa collezione mi fa impazzire.
E anche questo, ragazze, guardate come è pigmentato e come si autolivella senza la minima striatura. H238. È un colore rosato, anche lui meravigliosamente scrivente e super autolivellante, ragazze, che di solito i colori chiari ci fanno sempre dannare. Questo è anche un risparmio di tempo, bellissimo. H239 è più scuro rispetto al primo. Sembra quasi un rosa antico, con una punta di marroncino dentro, è bellissimo. Anche lui, ragazze, la pigmentazione è come si autolivella. H240. Questo è un colore particolare, che non avevo sinceramente e che mi piace moltissimo. Nella stesura, ragazze, prevale sempre di più l'indecisione su che colore fare, perché sto avendo tantissimi dubbi. Eccoli qui, ragazzi, questi qua sono i colori stesi, una sola passata e lucidati con il Top No Wipe, che è senza dispersione e iper lucido. Mi piacciono tantissimo, ragazzi, sono delle tonalità bellissime. Ve li mostro, spero che i colori rendano bene. E adesso, ragazze, andiamo a fare le mie unghiette. Ok, ragazze, dopo un'intera indecisione ho deciso più o meno come fare le unghie. Quindi adesso vi mostro queste due unghiette. Allora, vado a stendere l'H239 sul medio. Faccio sempre passate sottili e cerco il più possibile di avvicinarmi al giro cuticolo senza toccarlo, ma tanto poi andrò ad utilizzare il pennellino sempre della Femme per riuscire ad andare il più vicino possibile alle cuticole. Quindi prendo un pochino di colore e piano piano vado a coprire tutta l'unghia che è rimasta scoperta e poi vado in lampada. Vado ora invece ad applicare l'H240 sull'indice. Come prima faccio col pennello la maggior parte della superficie e poi mi avvicino meglio usando il pennellino a punta fine. Faccio passate molto sottili perché sono molto pigmentati questi colori, ragazze, quindi abbiamo il rischio che non si polimerizzino bene. Prendo il pennello e piano piano vado a fare tutto il giro cuticole. E vado in lampada. Sulla dispersione del colore adesso vado a posizionare un pochino di questi qui, che li chiamo semplicemente il foglio oro, però insomma ognuno li chiama un po' come vuole. Sono fini, li vado ad attaccare in questo modo, li metto e li schiaccio col dito, in questo modo qua. Ora vado a sigillare con il Top No Matte, sempre della Femme, che mi avete già visto usare ed è fantastico. Allora sto ovviamente
attenta a metterlo dappertutto perché poi si noterà che il resto è lucido, ok? Quindi una volta messo dappertutto vado in lampada. Ecco qua, una volta polimerizzato è così che risulta il top matte, non ho sgrassato e proprio senza dispersione lui risulta così. Adesso col pennellino sempre della Femme e il nero che è l'H073 vado a creare una riga qua. La faccio a gusto, più o meno grossa come volete voi. Io voglio che la mia si veda abbastanza. Ok, e poi andrò a fare come un effetto, diciamo così, maculato. Quindi qua intorno. Andrò a fare dei cerchietti neri, dei puntini. Se è irregolare è meglio, ragazze, non deve essere perfetto, anzi viene meglio se sono fatti un po' irregolari. In questo modo. Dove non c'è il foglio d'oro vado a creare dei puntini, anche delle macchiette tipo qua, così. E non bisogna assolutamente essere precisi, anzi. Ok, in questo modo. E vado in lampada. Ed eccole qua, ragazze, le manine finite. Ho avuto davvero difficoltà nel scegliere i colori perché avrei fatto un dito di un colore diverso dall'altro. E nulla, ragazze, io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. E ci vediamo come sempre nel prossimo video, ragazze. Non dimenticatevi di guardare l'info box che vi lascio tutti i link con il codice sconto del 10%. Vi mando un grosso bacio, ciao!